Buonasera, buonasera, addirittura pure il gioco subito, è incredibile, sembra quasi che funzionino le cose. Buonasera Just, intanto buonasera Brusim. Se qualcosa non torna ditemelo, che siamo sempre in quella condizione un po' precaria questo gioco, intanto carichiamo. Mi ha dato già un problema, ma un errore col file del cloud, del salvataggio, speriamo che non ci siano state rogne. Dovrei stare qui e qui fuori dovrebbe starci subito un'altra porta. Ok, e dove stavamo? Devo raccogliere cose? No, devo posare cose? No, direi di no. Mappa, mappa, per favore. Allora, in teoria abbiamo lasciato qualcosa qua. Però qua ci torniamo, credo, no? Ho sempre quel momento di confusione iniziale quando riprendi il gioco dopo qualche giorno, mi ricordo già una ceppa. Audio di gioco basso ed è esattamente quello dell'altra roba, non c'è niente da sentire al momento, eh. Non lo so, non so cosa posso, che rumore posso fare per farti sentire. Si sentono i passi? Si sentono? No, possiamo alzarlo un po'. Se mi dite che è troppo basso dopo, ditelo pure, lo alzo dal gioco. Perché credo che sia un po' più basso del massimo. Ci dovrebbe stare qualcosa alla mia destra qui. Ma tipo una spirale? Sì. Qua c'era gente per un'altra volta. Fatti i cazzi tuoi. Devo spiraleggiare. Buonasera, Kuma. Thank you. E vaffanculo, sto nella stanza qui però. Non ho capito il messaggio. Buonasera, Just. C'è stato anche un abbonamento che però non esce più in chat per qualche motivo che mi sfugge, lo vedo da lì. Buonasera anche a Delta. Ripeto, grazie Just. Ah, sono partite le notifiche vecchie. Sì, perché questa è una scena che non usavo da un milione di anni. Vabbè, quasi quasi mi tengo quelle come notifiche. C'è pure il text to speech in giapponese, se non ho sentito male, che ha letto il messaggio di Just. Che citava i citava come dire citava gli haiku giapponesi, ma no, citava sempre Marziano che a sua volta cita gli haiku classici giapponesi. Vabbè, l'abbiamo presa la roba, no? Devo metterci il punto però, dov'è? Non ho fatto in tempo a pre... Ah, no, eccolo qua. Santa Lucia. Salvini, no, no, no. Aumenta il 3%. Mi serviva un secondo fa questa, eh. Vabbè. Quante mazzate ho preso? Ah, però vedi, sta salendo buona salute. Ma mi devo curare comunque, sono mezzo morto adesso, vabbè. Come si correva in sto gioco? Così. Sta seguendo un classico schema di un incubo. Ero in ritardo, disperatamente cercavo di raggiungere la mia destinazione. Un faro, per qualche motivo urgente che non riuscivo a ricordare. Avevo guidato troppo veloce lungo una strada costiera per arrivarci. Questa l'abbiamo letta già l'altra volta. Ora però c'ho sto cruccio che mi sono lasciato indietro della roba qui. Sto punto interrogativo, che cazzo è?
Ma poi qua come ci torno in realtà? Perché io non vengo da qua, io vengo da sotto, questo è il piano di sopra. C'è un modo di switchare piano? Pare di no. Che questo è il piano. Io sono venuto da ste scale qua. Quindi qua non è dove sto adesso. Questa si apre? Si deve aprire per forza, credo. Altrimenti non ho altri posti dove andare. Ok. Allora, mo dove cacchio sto? Ok. Qual è il mio obiettivo? Vai al luogo dell'omicidio. Completa tutti i rituali nel tunnel crollato. Vai al luogo dell'omicidio. Certo, io adesso ricordo qual era il luogo dell'omicidio. Lo ricordo benissimo, guarda. E ci sto andando, signora mia. Abbiamo già dato, tra l'altro. Fammi spegnere la torcia, va, che consuma a corrente. In realtà non si consuma, però non attira manco i nemici. Ok, cambio luminoso inattivo. Qui c'è un'altra sala di checkpoint. Ma se io vado in un'altra sala di riposo, no? Mi cura un altro 30% di salute? No, maledetto. sono completamente adesso, come si dice. Nel dubbio su dove andare, quindi andremo al cazzo di cane, come sempre. C'è qualche indicazione? Leggiamoci così, dai, leggiamoci questo, se questo mi fa capire qualcosa. Tunnel crollato, treno deragliato, capolinea, stazione Caldera. Tunnel crollato. Qui la pista della gente si è fermata, un fantasma. Treno deragliato, la via da seguire attraverso l'interiore della carcassa bruciata. Qui è successo qualcosa di terrificante. Non è questo l'omicidio, no? Perché qui è la strage più che un omicidio. Qua hanno dato fuoco alla gente del treno, no? La setta praticava i propri rituali. Qua è da dove veniamo. Ok. Che lavoraccio che hanno fatto con sta roba, però. Il caso di Casey. C'è un luogo sacro. No, non ho la minima idea di cosa sto facendo e perché, lo dico proprio con tutta la sincerità di cui sono capace. Sono completamente questo è il treno, no? Che c'è tutta sta roba qui che possiamo cambiare. Ma non credo che funzioni. Dobbiamo andare nel crollato. E dove sto adesso? Ritorno di evocazione. Successo qualcosa? Si è aperta una strada nuova? Il gioco ha salvato. Ho capito, Alan! Sei stato chiaro al primo fuck! Ma quanto fa controllo sta cosa? Sembra che ti inseguiva pure in un paio di cose di controllo. Poi pure la scelta cromatica, diciamo, del rosso.
Ok, e mi ha aperto questa strada, mi pare di capire. Ah, ok, luogo dell'omicidio, c'era scritto. Ok, scemo io. E qua voglio andare un attimo, come cacchio si andava qua? C'era modo di andarci? Control 2 sarà una bomba atomica. Sì, vabbè, quando esce. Anche se va detto che Alan Wake, da quando l'hanno annunciato a quando è uscito, non è passato tutto sto tempo, no? O ricordo male? Ok, no. E mo? Vabbè. Direi YOLO a sto punto. Alza i piedi, Alan, su, hop, hop. Dicembre 2021, dai, 2 anni. L'avevo tolti! Che cazzo? Non osserva niente. C'era un'opzione non disturbare del client di Epic che dice che annulla le notifiche. Non mi pare sia servita molto. Mi sono perso sicuramente qualcosa, mannaggia. Madonna, che atmosfera, signori. Che atmosfera. Dove cacchio sono finito? Sì, era. In teoria avevo capito che dovesse togliermi le notifiche, ma. Non ha funzionato benissimo. C'è pure sto pezzo qua. Non sto capendo bene i pezzi di mappa. Mi sto perdendo cose. Stiamo tornando al mondo, nell'altro mondo. Questo è sempre coso lì, è sempre Nightingale. Sì. C'è una scritta sul muro lì. L'acqua di qui, vabbè. Beh, niente, lo fa forza così. Ah, the writer, not the water. Lo scrittore della prima parola non ha scritto anche l'ultima. Ha il terrore della luce e dell'ombra a essa prossima. Il terzo occhio è spalancato per proiettare la notte truce. È giunto il momento di scrivere, veloce. Questo è il rituale per farti proseguire, i tuoi amici lo vedranno quando arriva la tua fine. Se era in rima l'inglese non si sono sforzati troppo i colleghi, vedi? The writer of the... Not the... Writer of... of the first and the last... With... Ma non si esce qui, with... Light and shadow last. Sì, mi sa che era in rima in inglese. Un po' buttata lì qua, eh?
Perché sono il primo a odiare quando c'è da tradurre le cose in rima, però. Tendenzialmente se non è in rima deve essere in rima pure in italiano. Allora, abbiamo trovato il cuore. Non abbiamo trovato il cuore. Ci pensavamo di aver trovato il cuore. Saga. I'm trapped here. The dark place. Under Cauldron Lake. Not Cauldron Lake. Where are you? I'm trying to escape. I'm making progress, but I'm in danger. The dark presence. Help me. Please, help me. I could sense it. I was closer to home. Had the woman in the vision helped me somehow? Something had changed outside Parliament Tower, where I had lived with Alice. It was out there, waiting for me. Aspettiamo se cantano. Che mi sa che l'altra volta mi ha fottuto. Cantano. Un po' più breve, però. Ah, però non va in live. Cioè, non l'avete visto voi adesso il pop-in, vero? Si è sentito solo il jingle? Prima si vedeva anche da OBS. Giusto? Nelle altre live si vedeva pure? O sono pazzo io? Ah, ma qua si prosegue. Non si vedeva neanche le altre. C'è un prosieguo vero? C'è tipo un'uscita di qua. Non, vorrei restare qua però prima di andarmene, vorrei. Marking you, taking you for a ride.
making you crazier. Se l'è scialata il Sam Lake a sto giro, se l'è proprio scialata. Si capisce dove cazzo siamo qua. Sono tentato di tornare indietro, l'ho detto. Magari c'è un checkpoint, dai. Dammi una gioia questa mappa, però. Fammi capire dove cacchio sono. Ah, sono tornato nella stazione. Dalla stazione alle stelle. Come funziona sta cosa? Sono sceso di qua e sono sbucato di qua? Pure la mappa è un loop? Lì c'è una spirale. O almeno deve esserci una spirale da queste qua. Dentro al treno, dentro al treno. Non facilissima da prendere questa. È un po' un problema questa. La posso pigliare da qua? Sì. Parole di armi. 5% di non consumare munizioni. Pompa e pistola lanciarazzi. Io non ce l'ho ancora. Mi sentirei stupido a spenderci dei punti adesso. Quindi continuo a metterli qua. 10% di non consumare munizioni. Che già non è male. È un colpo su 10. Non è da buttare. Come cosa. Allora, fammi capire, quindi se io sto qua, qui c'è un checkpoint, e qua torniamo fuori, ma se invece di tornare fuori provassi a rifare sta strada? Tanto ormai salviamo. Voglio capire qua, qua c'è un punto di interesse che non ho fatto, e voglio capire come si torna qua. Tanto salviamo, vero? Ah, non è un checkpoint, questo è un... Dobbiamo andare qua, vogliamo salvare. È una luce accesa, diciamo. Vabbè, ce la rischiamo, dai. Cosa mai potrà andare storto, dico? Che qui è esattamente dove abbiamo iniziato, no? Non mi è molto chiaro come proseguire, però. Perché qui è bloccato. C'è modo di scendere sui binari? C'è modo di passare dentro al treno? No, non posso scendere sui binari, davvero? Cos'è? Per motivi di sicurezza? Cioè abbiamo i mostri che ci inseguono, ma vogliamo restare dietro la riga gialla? Fammi capire. Ma che cazzo, Alan? Niente, non si può andare dall'altro lato. Dobbiamo fare tutto il giro. La sicurezza prima di tutto. E facciamo tutto il giro, chi se ne frega, dai. Tanto c'è un checkpoint abbastanza vicino, credo. Da qua come usciamo poi, tra l'altro? Da qua? La stazione ha cambiato. Ero più vicino ora. Dopo, voglio capire sta cosa. Ma qua? Da dove siamo venuti, vero? Ah, ok, quella non è la porta, è l'armadietto, ok. Scusami. Sento che me ne pentirò amaramente, però. Non so quando e se ci torneremo mai qua sotto. Poi stiamo giocando ad ardo, qualsiasi vantaggio ce lo ci possiamo ottenere, qualsiasi risorsa o potenziamento. E cosa buona e giusta. Ora ci sarà però la presenza oscura che mi... Ah, ma è franato tutto qua, porca pupazza, non posso andare da nessuna parte.
Il gioco ha deciso che devo sta qua io. Che non posso andarci. Vero? È tutto crollato qua. O c'è un colpo di scena. No, non era crollato tutto? È più indietro? Era un crollo finto? Ah, eccolo qua il crollo. Mannaggia la pupazza. Quindi no, non posso fare una mazza. Ha fatto anche la rima, vedi? Buh. E niente. Quello che è stato è stato. Ma tutto pure senza colpi, ora che ci penso. 6 su 10. E tutte le munizioni che ci ho impresso sono tutte per il... Sono queste 10 qua. Non le ho trovate tipo adesso? Non erano munizioni, forse? Manage. E un po' sì, non mi aspettavo che crollasse tutto l'ambaradan qua. Ok, no, di qua non si va e non capisco più una mazza adesso. Non mi stai aiutando, gioco, a capire in che direzione devo girarmi. Ok. Ma è un'ombra di sto coso, ok. Sembra una roba che si muoveva nell'acqua. Ma ha preso un attimo contropiede. Ok, ma qua devo appicciare la luce? Se provo a non farlo, è chiuso? Poi buonasera Yachi, mannaggia te Yachi che avete lo stesso colore, quindi... Come sta andando? Sta andando bene. Sta andando. Ah, no, ma tu il primo l'hai giocato Yachi, perché sennò ti devi giocare assolutamente prima l'altro, eh? Non sono convinto, ma io intanto mi porto la luce fuori, no? Se mi fa uscire, non mi serve più la luce qua, no? Ale. Parliament Tower, our home in New York. Male, allora, no, recuperati il primo, che cacchia. Would I be home? Or was this just an echo of the real thing? Even then, the murder site had brought me one step closer to escape. Ok, io però da qua proverei ad andare prima dove ci sono le robe in sospeso, se ci riusciamo. Ah, no, dov'è il checkpoint più vicino, però, effettivamente. Qui. Andiamo a salvare un attimo. Che qua c'è... Perdonatemi, ma se mi segna questo eco qua, vuol dire che non l'ho ancora preso? Ne deduco? Eppure questo mi sembrava quello da che mi ha fatto il primo che trovi proprio. Perché io... dalla mappa. Beh, chiaro, preferibilmente pure controller.
Sono andato esattamente dal lato opposto, vero? Ovviamente. Ovviamente. quindi se sta lì vuol dire che non lo... che probabile che non l'abbia preso quello. Dove cacchio è il checkpoint? Scusatemi. Ah, ma è dentro qua. È un giro del cacchio da fare questo. Devo entrare qui nel cancello. Come si entrava qua dentro? Dalle scale forse, dal... Qua è dove abbiamo acceso per accedere alla stanza, no? Quindi questa dovrebbe essere aperta. Qui c'era la macchina da polizia che suonava l'allarme. Qui c'era una scala. Ok, adesso guardiamo un attimo la mappa da qua che è più comodo. Ok, aiuto, scusate. Ci deve stare una roba sotto qui che non siamo stati. E qui c'è una luce da accendere che non abbiamo visto. Qua è dove c'era Tizio, mi sa, con cui abbiamo parlato. Da qua se voglio andare a salvare invece c'è verso. No, che qua abbiamo trovato la spirale. Non si veniva. Ah, qua dentro no, non si apre qua. C'è tutta un'altra strada abbiamo fatto. Ok, dov'è il punto luminoso però? È la macchina tipo? Non arrivavamo tipo 70 nemici facendo sta cosa? C'è qualcosa di qua però. Va bene, va bene. Vero? No? In teoria sì. In teoria qua. Eccolo qua. Dammi le colpi per la pistola per favore, grazie. Oh, mi ha dati pure 10, mi posso anche lamentare. Qua in teoria si accende la luce. C'è un telefono. Però non c'è una minchia qua. Puoi entrare se spegni la luce. Non benissimo. Ci dovrebbe stare una però credo una spirale. Può essere. Possiamo impedire a questo coso di vasto rumore di continuo? Cos'è che fa questo pss pss? I Tagikistan. Ah, vero, sono i Tagikistan. Oh, dove cazzo stavi? Oh, affanculo, vai! Vabbè, tocca ammazzarli questi, c'è una spirale lì. Da dove riparto, però? Molta paura di scoprire dove riparto. Ovviamente da qua. Ah, minchia, prima ancora di fare sta cosa. Vabbè, l'ho già visto, ciccio. Non ti piega colle.
E che due maroni. Vabbè. Lì, qui c'era una spirale da prendere di nuovo adesso. Ma che checkpoint ce lo potevano mettere, quando esci dalle aree, tipo? Secondo me non faceva male a nessuno, eh. Quando esci da una mappa entri in un'altra, eh? Un salvataggio automatico. Così per gradire. The station had changed. I was closer now. È molto severo, insomma, eh. Parliament Tower, our home in New York. Was I really this close to being home? Going up to our apartment? Would I be home? Or was this just an echo of the real thing? Even then, the murder site had brought me one step closer to escape. Meno male che ci sono di nuovi colpi, ci sono le stesse cose di prima, sì. Questa cos'è? Granata accecante. A questo punto invece scarica le pile. Oddio, le batterie ce l'abbiamo. Dove cacchio? Perché non fa effetto? Non sono tutti nemici? Sì. Tu sei nemico. Siete finiti? In teoria sì. Non ci metto la mano sul fuoco, ma in teoria sì. A posto. Sarò subito da voi, eh. Allora, parola di armi di nuovo? Vabbè, 15% di non consumare con revolver. Vabbè, mi sembra un attimo. Io non posso scendere da qua. E yam, però Alan, lo puoi fare un saltino, maledizione. E che sto posto è brutto, rischio di rimorire come uno scemo e... Se vado di qua... Si apre questa? Che palle, signori miei, però, eh. È un po' che palle, signori miei. Vorrei arrivare qua, se riesco a capire come cacchio ci vado lì, però. Non è esattamente chiarissima sta cosa. Non è tipo qua che c'era la... La cornice, la spirale. Dove cacchio sta? Ce n'è una qua che non vedo.
è dall'altro lato. È qua. Ero convinto di averla fatta quella. È non buono. Non me la fa prendere da qua. Dove cacchio devo scendere lì sotto? Come ti scende lì sotto? Che attraverso la grata non va, no? No. Devo tornare lì sotto. Che è l'inizio di sta mappa. Mi dovrei ricordare come ho fatto ad entrarci. Fondamentalmente. Me lo ricordo vagamente da quella scalinata che c'è accanto alla stazione. Uscendo. Se non ricordo male, da questa scala qua, che però devo accendere la luce, se no non è agibile. Vediamo del backtracking selvaggio, ma almeno sta a spirare, una volta che abbiamo visto che c'è. Vorrei pigliarla. Era tipo qua, no? Che tanto ci dovrebbe stare un checkpoint da queste parti. Non era qua il checkpoint. È tipo a mezzo metro da qui, però dov'è? È uscendo da... A parte che qua c'è la spirale. Ah, è qua? Qua dietro? È qua dietro. E non ci posso arrivare lo stesso? Dove cacchio devo andare a prenderla, scusatemi? Devo fare il giro intorno a sto coso? Di qua? No, perché non si può salire su sto coso. Questa spirale è la più difficile da prendere del gioco. Ok. Da qua? C'è una roba da allineare in qualche modo? La vedo da qua? Spirale di merda, dove cacchio sta? È dall'altro lato, è lì. Non capisco come arrivarci. Ah! Ma l'ho presa? L'avevo presa? Sono pazzo? Sono vagamente perplesso. Ah, dove cacchio sta il checkpoint da qua? Che se mi fa rifare sto pezzo di nuovo...
Il segnalino era per l'eco. Ah, ecco, vero, ecco, non sono le spirali. Allora sì, assolutamente quello era il problema. Devo andare dritto, mo qua, no? Ah. Come cazzo si arriva là? È così vicino eppure così lontano. Non ci ho posto fa, si vede la porta, si vede. Non riesco a capire come cacchio ci si arriva. Boh. Ah, era così. Ma vaffanculo, vai. Maledizione tutti. 5 ore e 41, direi questo. Ok, non avevo ben capito come era fatta la mappa. Qui c'è l'amico, non so se ha senso parlarci. Da qua conviene andarcene. Munizioni pistola? Ma non le ho prese, scusami. Vabbè, abbiamo salvato, possiamo essere un pochino più... Questo effetto non bellissimo. Possiamo essere un tantinello... Perché la musica rembante che sembra Remnant? Siete aggressivi? Perché non l'aveva presa prima? Maledetto. Ok. Non l'ho accesa io questa. Allora, non piare iniziati. Ok, ok. In teoria c'è una roba qua. Contenitore. Non ho capito dov'è qua, però. Si può entrare nel treno? Si può andare di là? Ah, no. Ma aveva illuso. Quindi è giù, immagino, è giù in strada. È qua, giusto, in quel lato lì. No, esattamente al lato opposto, Antonio. Complimenti. È di qua. C'è un contenitore di qua? Quick. È letteralmente qua. Dove cacchio sta? Ah, ecco. È vuoto. Maledetti. Io sto rischiando la pelle. In completo ci dovrebbe stare, temo, anche una spirale qua. O qualche altra cosa di importante. Perché c'è ancora un segnalino che non vedo. C'è un segnalino non risolto qua. Eccolo. Assoreta. Lo sapevo che morivo. Ma come si muore subito, però. Come si muore subito?
Non ho capito se c'è un modo di distinguere le ombre, quelle che fanno soltanto scena, o quelle che invece diventano che t'aggrediscono a un certo punto. Non l'ho capita sta cosa. Dovevo prima prendere le munizioni qua, vero? Alan, sì, dai, tu. Non ti incastrare. Questi binari li attraversi però, quando ti piace a te, la sicurezza ancora. Ora il contenitore sarà comunque vuoto, immagino. No, e invece no. Quindi è casuale quando lo apri la prima, quando lo apri genera il contenuto. Allora, dove sta Giovannino? Sette bellezze qua. Che c'era un'altra freccia. Dove? Dove? Su di qua, destra, sinistra di qua e poi? Ah, eccola. Ok, abbiamo vinto. Danno inflitti ai nemici, è difficile individuare da parte nemica, mettiamo questa. Ok, che altro ci abbiamo in sospeso qua? La roba in fondo proprio di qua. Questa roba qui che però è studio del talk show, non so manco se ci possa arrivare io da qua. Onestamente, attraverso la piazzetta qua non credo proprio. Proviamo. Oddio, lo studio televisivo è letteralmente qua, quindi forse si può. Qui è dove dobbiamo andare per proseguire, ma prima fammi vedere a sto punto. Alla volta. Chi è? Hey Alan, thank God he picked up. I thought I lost you again. Signor Pizzo, torni in Enel Energia, no? Are you talking about the murder site? Yeah, I did. I That's fantastic, Alan. We're closer to getting out. We're making progress. Well, we would be if you would answer my damn questions. Last time we spoke, you were pretty worried about Alice. Ci sto andando, una cosa alla volta. Well, of course she got out. That's why I'm here. That's the whole goddamn point. Be very careful, Alan. The dark presence is stealing from you. It can already manifest as your double. Scratch will come. Wait. Hello? Sento già che il combattimento con Scratch sarà una rottura di coglioni, non indifferente. Allora, io a Parliament Tower, dove c'è anche un eco, ma io devo andare di qua, in teoria.
per quella cosa lì. Beh, qua è letteralmente finita la mappa, quindi alla mia sinistra dovrebbe starci qualcosa. Eccolo. Ok, questa. Questa era facile. Arrivo, Saluto. Ma ti cura anche un poco? No, è solo la barra più lunga. Maledetti. Hai una nuova idea, Alan? Vediamo. Che idea c'hai? Lavagna della tram. Non mi pare che qua ci sia niente da aggiungere. Non ho capito come funziona sta cosa, però. Allora, rispetto al... qua? Parlamentavo si è manifestata lì, nella mia casa a New York. Trepidante, mi recai lì. E quindi? Mi pare ci sia niente di nuovo, no? Non sono pazzo, vero? E qua? Torniamo allo studio? Sì. Mi fa rientrare? No, ovviamente. Ok. Comunque qua come al livello di direzione artistica e illuminazione hanno fatto veramente un lavorone. Il frame rate non è sempre clamoroso su sto PC, però. Un po' old house pure, che belli, con tutte le RTX è messo un po' al minimo, però guarda i materiali, le cose. Ok, come l'impressione di dover entrare in questo ascensore minacciosamente rosso. Alice's photo equipment set to go off when the door opens. Cioè, ma esci dall'ascensore e ti trovi qua, fammi capire. Study where I wrote my books. This symbol wasn't here before. Ah, sulla porta dice non c'era. Aspetta, qua è dove arrivavano le grida.
Capisco cosa c'è sta, cos'è sta roba qua. Un bicchiere rovesciato, una fetta di torta, cos'è una? Riesco a identificare il tipo una crostata sotto sopra, una fetta di crostata sul capovolto. Scegli le foto per la mostra, per le locandine della mostra. Alice. This is a photo of Scratch. How did Alice get this? Is he stalking her? Non mi pare ci sia altro da fare. Questa è lei, immagino. Ancora l'enciclopedia in casa, eh. Quante enciclopedie tra l'altro. Le enciclopedie. Prima o poi devo rileggere l'enciclopedia geografica di Walt Disney che ho io qua a casa da quando ero piccolo. Alice's video camera. No memory card inside. È un'enciclopedia sui paesi del mondo, ma è narrata attraverso i personaggi di Disney, no? Come si fanno, coloro che fanno un viaggio nei vari paesi e descrivono ciò che vedono, ciò che se... Non posso fare niente, non credo che la chiave dell'inserviente possa interagire con la videocamera. Sono pure un sacco di volumi, eh. Video, insomma, grafiche e documenti sullo schermo MULT, punto focale del luogo oscuro. Che vuol dire video art doc? Documentary? Hanno lasciato in inglese, quindi boh, evidentemente sì. Molto plausibili, tra l'altro, gli interni, eh. Soprattutto quel pacchetto di Brightful Black Caffè, credo. O Teo Caffè, non si capisce, è una miscela di qualcosa. Cereali vari. Pasta, zitoni tagliati, attenzione, con lo scudetto dell'Italia, tra l'altro, azzurro come la maglia della nazionale, e zitoni tagliati, molto plausibili pure questi. C'è della cococza qui. Cocozze e cocozzielli sul banco della cucina, della credo salsa di pomarola, una pagnotta, una caffettiera, e quindi allora era caffè quello, dai. Delle mie cipolle, credo, in una cosa, una 6, una confezione da 6 boh, di pelati, credo. Sì, lo so, mi piace guardarsi i dettagli del cacchio, portate pazienza. Una volta tanto che non è il solito giocorro col solito frigorifero che abbiamo visto qua 40 milioni di volte. Qui sono delle mele, delle banane, un sale, salire e pepiera, un bottiglia di vino, credo. Parte 1 è un piatto mezzo mangiato di non si sa bene cosa. Un pennarello. Ah, è la
l'amico SD per la mettere nella videocamera, immagino. Ma okay, non credo che abbiamo lasciato niente. La videocamera sta qua. Guardiamoci sto scaffale. Un'altra macchina da scrivere, forse lui le collezionava. Pure quei quanti di voi hanno avuto in casa una di queste penne con la catenella, che erano tipiche degli studi medici o cose del genere all'epoca. Vedi, il mappamondo, quando stavamo giocando a Rayman all'altro, io dicevo, sembra un mappamondo, perché era esattamente questo che vedevo in quel disegno, perché c'era un cerchio e poi c'era proprio l'arco attorno del gancio del mappamondo e poi il perno che va sulla base, era letteralmente un mappamondo. Io ho molti difetti, ma ho una certa, come si dice, capacità di associare le forme. Ero molto bravo a Pictionary, infatti. Ah, non posso spegnere la torcia. Sì. E questo è il primo gioco. La luce dietro. Era scratch, immagino.
this scratch was terrorizing her. Why? Sti capelli alliccati sono orribili, però. I sat in the writer's room and wrote a story. Initiation. To project myself through the dark place to look for a way out. The story had brought me here, brought me nowhere. Looped me back. I was writing the story. And in the story, I now stepped into the writer's room. But there was no one here writing. Modo narrativa questa parte. È la stessa di prima questa. Vero? Sì. Sto cercando di fare ordine un po' nei pensieri, ma è complicato. Fino adesso è tutto molto confuso. Tante cose uno dopo l'altra. Per farmi un'idea più chiara di più o meno che sta succedendo. Non credo sia proprio possibile a sto punto del gioco. La risento o che mi è piaciuta questa? Portate pazienza. Tanto è breve. Nello spazio andiamo adesso. È un gorgo, cos'è? È un gorgo d'acqua, forse. Basta! Che palle! Ah, siamo tornati con Saga. Bisogna lasciarsi trasportare, trascinare la Corea. Sì. Che fastidio quelle notifiche. Years you've been trapped in a nightmare dimension called the dark place. Sam non è convinto. It can be reached from the bottom of Cauldron Lake, but it's not really under the lake. And after all this time, you've managed to get out. Yeah, yeah. But so has your evil doppelganger, Mr. Scratch, or is it the dark presence? Both. It's interchangeable. He's Scratch when he looks like me, but he can change into this other form. And Scratch, the dark presence, wants to rewrite the world in his own image. Which would be in your image, as he looks just like you. And turn the world into a fucking nightmare. During Deerfest,
which is scheduled to take place in a couple of days. You got out of the dark place by writing a novel, the pages we've been finding, but your double edited it into a horror story that's now changing reality, taking over people, yeah, making them crazy, bringing the dark place to Bright Falls. Yes, fiction coming in contact with the dark place can change reality. The story is coming true, soaking into everything, like darkness when night falls. But last time it... This will be back in 2010. Yes, last time it didn't happen all at once. The story came true bit by bit as it unfolded. And that dark presence was still bound to the lake. I stopped it before it got the ending it wanted. Before it broke free. Based on that, there's still time. Which brings us to your magical light switch. The clicker. Magical doesn't quite cover it. Scratch wants it to bring about his ending. That can't happen. If I can get the clicker, I can send him back to the dark place, make all this shit go away. Look, I know it's batshit crazy. My memory is full of holes, and I'm not sure how much I can trust. It's like a half-forgotten dream. Sono addestrati a bere in sincronia loro due. Mr. Wake, Alan, we've seen our share of batshit crazy in the past 24 hours. What I want to know is, why am I? Why are we written into the story? I think I saw you. Or a vision of you in the dark place. I think you helped me reach out and escape somehow. With that in the story, Scratch would have edited it to get to you. To hurt you. We are all in danger. Sì, bianco su bianco non benissimo, eh. And there's so much of it. Ah, lì, siamo tornati da lei. Scopri di più sul clicker. Abbiamo nuovi indizi? Interrogatorio Anna Wake. Ma è un altro caso questo, però, credo. È il caso Alan Wake. Wake just gave us a lot of information, but this clicker seems like a good place to start. If we find that, then we find the cult. Dov'è il clicker? Non posso dirgli di capire tutto quanto, ma se Wake sta dicendo la verità, allora il suo interruttore magico è la pista più concreta. Iniziamo da lì. Parla con qualcuno, ovviamente. Have you ever heard of the cult of the tree? Creepy bunch. In the habit of wearing deer masks, performing murder rituals, victims turning into monsters possessed by darkness. Possibly inspired by a horror story written by a certain author. Ring any bells? Cult. Yes. Yes. They have the clicker. If the cult has the clicker, does that make them Scratch's followers? How are you so certain they even have the clicker? They could be working for Scratch. I don't remember. It's all confused. Alan, if I'm gonna act on this information, you need to be honest with me. Yeah, of course. Is he confused? Or is he hiding something? Wake said the cult has the clicker. How does he know? The writer is the reader. The next chapter, the next chapter,
the next chapter. Keep the pages safe, the dark shining of the words. Wake is hiding pages. That's how he knows the cult has the clicker. Wake has a double. Mr. Scratch. Where is he now? A cloud of wrath wears my face. The dark place in your place. Scratching out my body of work. Scratch is here. In Washington. He's hunting Wake. Scratch looks just like Wake. Why? Don't wake up the dreamer if your life is a dream. I swam to the shore, but the water is rising. Wake and Scratch are clearly connected. Maybe Scratch got out because Wake did. Or vice versa. Basta. Perché mi segna delle robe ancora da fare qua? Ah, perché abbiamo... Sono collegati questi. Madonna mia, che macello. Scopo della setta, immagino. Poi ci abbiamo... La tigre è stata l'unica vittima trovata in un mostro. Abbiamo fome, ti hanno fatti ramoscelli. Non credo che vadano qua queste, che senso ha metterle qua? Che ci abbiamo? Scrittura del rituale? No. No. Simboli della setta in teoria. Perché non l'ha messo l'altra volta? Forse sì, forse non ce l'avevo ancora l'altra volta. Psicologia della setta. Niente che tu dica che trasformarsi in un mostro. Questo non credo che vada da nessuna di queste parti, però. Rituale della setta, cos'è? Non credo che posso metterlo qua. E invece sì. Ah, è nuovo. Ok. Quindi qua in teoria abbiamo finito. Abbiamo anche un altro portapranzo trovato vicino alla frana del cantone costato. Ma ancora non ho capito bene l'utilità del portapranzo qui, Non va qua? Non posso mettere nessuno. Madonna santa. Scomodissimo sto sistema. Cauldron Lake. Dove sta Cauldron Lake? Qua. Ok. Ok. E poi quello, questo di Alan. La storia. The pages we've been finding are from a horror story called Return, written by Alan Wake, and the contents of this book are coming true. Why couldn't it have been a romance? Oh signore. Oh signore, quante robe mi sta dando adesso. Il luogo buio. Trovare però in che modo la storia cambia la realtà. Ok, sono questi i due collegamenti però. Qua. Questo va qua. La storia cambia la nostra età poco a poco, il processo è graduale. Anche questo va qua. Che abbiamo sbloccato mo? Come fermare la storia? Devo avere il click prima di Graffio. Grazie a questa storia può essere cambiata e Graffio verrà spedito in luogo buio. Quindi questa va chiaramente qua. Il clicker. Se non lo fermiamo, Gaffi userà la storia per cambiare definitivamente la realtà all'inizio della festa del cervo. Nel luogo buio? Non credo che vada qua, però. Aspetta. Nel luogo buio è presente un'entità chiamata Presenza Oscura. Ok. Ok. Questo cos'è? Un'altra strana realtà, il luogo buio si fusa con la nostra. Questo posto, il luogo buio, la prima pagina definitiva. Quest'area sovrapposizione. Questa va qua, credo sempre. Sì. Sovrapposizione. Ok. Wake è rimasto intrappolato nel luogo buio per 13 anni. Quindi sempre il luogo buio, immagino.
posto. La torcia sembra indebolire i posseduti. La torcia sembra indebolire i posseduti. Allora, è questo. Qua? No, qua, come fermare la storia? No? Ok. Sono entrata nella costruzione di Cauldron Lake recitando la poesia, quindi sovrapposizione, immagino. Come entrare sotto forma di capo mezzo oscuro, sta modificando la storia. Wake vuole trasformare il mondo in un fottuto incubo, direi qua. Ok, graffi e la presenza oscura sono intercambiabili. Se non lo fermiamo, graffi userà la storia per cambiare definitivamente la realtà all'inizio della festa del cervo. Come fermare la storia? Ok, questi sono ancora chiusi. La torcia sembra indebolire i posseduti. Non ho la minima idea di dove si possa mettere questo. Ok, all'interno. Una luce intensa, Sagami si sentì al sicuro, come se lì niente potesse nuocerle. Luce e presenza oscura. Ok, questo non posso farci un cacchio adesso, mi sa. La presenza oscura dei posseduti non possono raggiungere le zone illuminate. Ok, questo è un po' un riassuntone di cose che sapevamo, però. Noi continuiamo a avere pochissime robe per i potenziamenti, no? 4, madonna santa. Ma rispetto a Wake mi sembra molto più difficile questa cosa di potenziare le armi di lei. Okay, Mr. Wake, I know you have more pages of the manuscript on you. You don't understand how vital these pages are. They're the only way I can know what's coming. You're not the only one trying to solve this. This is our job. Okay. Here. Now, this is all I have. Be careful with them. La fotocopia la potevi fare, Alan. Outskirts of Watery. Saga has seen Wake's fabled clicker for the first time in the hands of the cult of the tree. A cultist stared at her. She drew her weapon. La roulotte. The victim was one of their own. FBI Special Agent Robert Nightingale, gone missing here 13 years ago. Now he had suddenly turned up. Only to be murdered in a brutal ritual on the very day of their arrival. And then there was the page. This page. The first page that they had found. Not the last. The first step down into terrifying depths. Oh, ho letto un documento sbagliato, vero? Questo abbiamo già sentito. These words felt like a message. Was a message. Eh sì. Someone knew they were here. What they were doing. Someone playing a game with them. Leading them on. An invitation. How could they not accept? The sheer audacity of this impossible mystery presented to them. Even if they knew it would end up hurting them. Non letta, ok. No, scusate. Eccolo qua. Quando avrà un gioco con il suo nome sarà più facile anche per lei. Sì, magari tutto è possibile ormai nel. Standing inside the trailer. Nel reme diverso. Saga had seen Wake's fabled clicker for the first time in the hands of the cult of the tree. Okay, quindi c'è una roulotte. Her mind reeled from what the horror story was now claiming about her, her life, her past. She didn't accept it. She stepped out of the trailer. She needed air, but she wasn't alone. A cultist stared at her from behind a deer mask. She drew her weapon, shouted, ran after him. Ok, dobbiamo cercare una roulotte. The cult of the tree has the clicker Wake told me about. They're a part of all this.
It's all on the page. The clicker, the cult. Okay, I'll head to Watery and find this trailer. Casey, you stay here and keep an eye on Mr. Wake. Got it. No, you need me there. No dice, pal. Investigation, and I don't see a badge on that flannel. Sul petto, sulla camicia di flanella. Da in avanti puoi passare da storia di Alan a quelli che viceversa, interagendo con il secchio nella sala relax dell'inserviente. Gioca nell'ordine che preferisci. Ma in che senso? Scusate, sono due storie parallele. Cambia realtà. Ma qua posso salvare? Sì. Secondo. In che senso cambia realtà? Sono confuso, gioco. Ok, ma mo l'inserviente dove sta? Nella realtà di Alan. I had seen the title page of another manuscript. Return. I didn't remember writing it, but it felt familiar. Important. I had to find it. The plot board was empty again. I needed a new draft back at the beginning, but closer to my goal. Il massacro. L'ultima bozza di Initiation mi ha condotto allo stanza dello scrittore, ma non a quella in cui scrivevo ora. Una realtà diversa, un tempo diverso. Alla fine morì di nuovo, la presenza oscura mi aveva ucciso, ma ora qualcosa era cambiato, i ricordi di ciò che era successo non erano svaniti. C'era un altro manoscritto sulla pagina del titolo, la parola Return. L'avevo scritto io, ma poi l'avevo dimenticato? Sembrava importante. Era importante. Qua ci sarà il filmato della moglie, no? Come novità. Parte 1. Gioco, ci sto provando. Ok. I would write a new draft of Initiation to reach Parliament Tower using another murder site. Scratch was reaching out from the dark place to get Alice. She was out, but still in danger. Quella è la stanza dell'inserviente. Ma quindi posso switchare da uno all'altro quando cacchio mi pare, ma davvero? Instead of talking, we'll sing it.
Ok, non posso saltarla sta cosa. Voglio giusto controllare se qua c'è effettivamente l'altro cesso. Se con lo scopettone di Ati. Ma Ati è tipo, deve essere tipo Dio, perché è troppo al centro di tutte le cose. Come stiamo qua? Va bene così, dai. Voglio capire sta cosa, un secondo. What the hell? From what I gathered, you grew up nice and strong. And mama gave me a magic clicker. Well, yes, I think it's true and fair to say. Ho capito. No, vabbè. È il labirinto parte 2 qua. Me la devo prendere calma, è troppo un momento imperdibile. Dove guardare, maledizione. Ah, non ce la posso fare. Senza parole. Ok.
Temo sia finito, ne avrei voluto altre 6 ore di questa roba. Oh, che meraviglia. Che... Oh, non è ancora finita, aspetta. Non è ancora finita, forse. Che non ho capito dove andare di qua. Di qua.
Tipo l'inizio del primo gioco questo. Che arrivi con il traghetto. Non mi guardare così. Ah, pistola lanciarazzi. Rovinare tutto. Morire nel video musicale non me lo sarei aspettato, però che la rifacciamo. mi ha creato, come dire, un falso senso di sicurezza. Ah, non me l'ha data manco una.
non benissimo. That was interesting. A vision. Volevo salvare in realtà. No, no, cosa? Cosa ancora? Such a dark place. The gift that keeps on giving è proprio questo. Ma quanto cazzo si sono divertiti a fare sto gioco. Faccia da culo uno. Buonasera zio. Non sono tranquillo, non sono sereno. Ah, c'è pure il video musicale adesso dal vivo. Fatto YouTube ha provato a spoilerarmelo sta cosa. Ora ho capito. È arrivato ogni tanto dei suggerimenti che non avevo colto per fortuna. Vabbè. Applausi a scena aperta. Capolavoro. Cioè non... Picco irraggiungibile credo questo. Buonasera Monaco. Picco irraggiungibile.
this place couldn't get any stranger. Ci hanno preso la scena del labirinto di console e ci hanno rilanciato 10 volte. Vittoria proprio su tutta la linea, sarebbe detto. Sono quasi senza parole. Buonasera Pern. Sono sopraffatto da tanta gioia. Oh, e per chiudere in bellezza ci abbiamo pure il nostro amico. Ah, potrei stare qua tutta la sera, se. Finlandese si legge come si scrive più o meno, Devo dire la verità, almeno così se. Ah, ti non ho niente da dirmi? Sei qui che canticchi? Comunque non voglio tirarmela, ma 2 ore e passa abbiamo fatto, la nave non si è più bloccata. Adesso succede, adesso lo so. Cioè. Però non era mai durato 2 ore senza che accadesse. No vabbè, non so che dire, sono veramente devastato da questa cosa. Ah ok, questa è sempre la stessa però, ok. Beh, stavolta la saltiamo, dai. Sono annichilito e io non volevo farla sta cosa, io volevo continuare con lei lì. Ho cliccato per vedere, vabbè, vediamo che succede andando di qua. Però mi ha tentato con un... Mi ha tentato con un musical. E che fai? Dici di no? E qua posso tornare da lei. Che è quello che probabilmente faremo. Mi deve dare un attimo il tempo ad andare in bagno, però. Intanto mi dite quante ore è durato a chi l'ha giocato sto gioco. Quando torno leggo le risposte. Me tranquillamente più di 25 ore, quindi vabbè, siamo più o meno a un terzo del gioco, qualcosa in più forse, dai. Va bene, andiamo avanti un altro pochino, voglio provare a switchare a saga
non sta parte di Alan Wake è stata talmente una meraviglia che ho bisogno di cambiare un attimo atmosfera. Non ho parole. Sempre sia lodata Remedy che fa il cazzo che gli pare. Vabbè, a sto punto salvo, cioè. Siamo qua. Un po' frame rate in calo, questo è un problema del gioco, secondo me c'ha qualche problemino che dopo un po' tende a peggiorare le prestazioni. Pages in the dark place. So why are we finding them here? I think I wrote them. I remember writing an endless amount of pages. When this happened before the pages were being sent from the. Nella parte ci tenevate a vedermi giocare, penso valga per tu pure Matteo, ieri ha detto una mezza cosa, ha detto quando. That's all for now, Mr. Wake. Thank you for your cooperation. Ha detto prima che la moglie gli ha detto tipo che l'ha giocato prima e ha detto adesso siediti e fai sta cosa a lui e poi ieri mi ha detto avvisami quando arrivi al punto in cui puoi switchare da lei a lui di nuovo. E in effetti è stato notevole. Perché questa non è ancora buona. Scusate, ho sbagliato tasto. Qua che ci abbiamo caso chiuso. Ah, caso chiuso, perfetto. Nightingale goes missing for 13 years. Shows up murdered and then turns into a monster. After I stop Nightingale, a writer who's also been missing for 13 years turns up. What's the connection? What kind of case is this? Ma non l'avevamo già fatta sta cosa, sta battuta, ma mi pareva di averla già sentita. Qui non posso fare niente, vero? Non è che mo si apre questo, che sarà, sì, invece sì. Ricordo di aver scritto molte pagine e si trova nel... dove siamo qua? Chi è coinvolto? Direi Rick. No, non è coinvolto Rick? È scrittura nel rituale, immagino, ok. Se vuoi che l'origine delle pagine, allora con la setta non c'entra niente, a meno che la setta non lavori con graffio. Ah, sono finite le cose? Ok. Andiamo a Wuthering, qualsiasi cosa esso sia, qualunque posto esso sia. Ah, ma è il localino questo, è la, cioè la locanda. E pensavo che stessero tipo a casa loro. Cioè, ma perché c'hai un banco con un tizio? C'hanno il maggiordomo, mi sono detto. Siamo ancora al paesino, no? È qua. Buonasera. Ti sei perso un momento che credo non potrà venire eguagliato da per molto tempo ancora. Lui ha capito, lui c'era. Lui ha visto. Ancora più, ma no, di 300 volte più di questo balletto. Ma che bella sti inquadratura. Con la differenza di luce. Qual è il mio obiettivo in teoria? Segui le tracce del clicker a vuotere. Guida, devo andare a vuotere. I can't get through this. Oh.
ci faccio. Ci sono due cose che si sovrappongono, sto impazzendo. Ho cambiato le lampade? No. È la webcam che fa un po' il cazzo che gli appare, non ci fare caso. Vabbè, no, non si capisce niente, sono troppe robe assieme, mannaggia, volevo sentire qualcosina, ma è... Ci sono delle battutacce, tra l'altro, meravigliose, dei giochi di parole orribili. Esalcitante è orribile invece, non riesco a capire quale sarebbe la parola italiana. Eccitante? Esaltante? Esalcitante? Ci devo pensare a un corrispettivo italiano un po' meno... tirato via. L'avevamo già sentito questo nome. Cauldron Lake, cercare notizie di cerie concentrandosi sul 2010, fare controlli incrociati con l'archivio dei casi della setta di New York, somiglianza analogie nelle modalità, parte della stessa serie, scoprire il nome del caffè buono della tavola calda. Ok. Non l'ho sentita in inglese, c'erano 13 voci insieme, non sono riuscito a cogliere. Immagino qualcosa con muse, amusing, probabilmente, se dovessi tirare a indovinare una cosa del genere. Cosa non va, signorina? Posso aiutarla? No? Sono dell'FBI, eh. Non sono l'ultimo degli stronzi, si fidi. Questa. Temmi non voleva che venissi. Vabbè, leggiamo l'italiano. Si vede, non che il viaggio mi stia aiutando. Pensavo che uscire dalla città mi avrebbe ispirato, ma Brad Forza non è altro che un mucchio di alberi e di vetrine vuote. Ma non stiamo parlando di noi, questo, no. Devo trovare qualcosa. Sono stufo di scrivere opere da un atto su quanto il mondo faccia schifo. Opere da un atto. I'm tired of writing one act plays. Però è brutto opere da un atto in italiano. La potevi aggirare secondo me in qualche altro modo. Su quanto il mondo faccia schifo. Pensavo che le critiche feroci mi facessero sentire un vero artista, ma non so. Non fa per me. Io voglio scrivere qualcosa di strano, qualcosa di fuori dal coro. Di autentico, ma cosa? Fanculo questa città, non voglio neanche pensare a quello che è successo ieri sera. Però è strano, stando qui nella stanza dell'hotel, alcuni pezzi iniziano a combaciare. Un'idea per una nuova opera, una setta spaziale che fa pezzi la galassia alla rovinosa ricerca di da definire. Un lupo solitario, un artista che vaga tra le stelle finché il destino non gli fa incrociare la strada della setta. Cast nero, musical, opera rock. Ma era tutti gli scrittori in malarnese vengono qua, fammi capire. Cioè, è tipo il cimitero degli elefanti degli scrittori. L'opera rock te la sei persa, ma esattamente quella che abbiamo già avuto. Abbiamo avuto un musical proprio. Abbiamo avuto un 20 minuti di musical. Ok.
This is the third time I've requested something be done about the TV in my room. It keeps going on by itself. It's keeping me awake all night. Ma c'è una barba finta, chiaramente lui, no? Così. We've called a professional electrician. In the meantime, have you tried unplugging the TV for the night? Oh, there's an idea, Einstein. Why don't I just get rid of everything I'm paying for in that room while I'm at it? Sleep on the floor. Go to the toilet in the corner. Hey, I'm not unplugging it. You're fixing it. Of course, sir. Beh, c'ha ragione. L'ha pagato, eh. È pagato. Non ho visto quanti minuti è durata, ma è durato un sacco di te. Oh, lì c'è la mia macchina, credo. Ma noi ci facciamo un giro dall'altra parte. È questa la macchina? Sì. Posso tornare a Cauldron Lake? Quindi posso tornare sui posti vecchi per recuperare cose che mi sono perso? Lo faccio fuori live, allora. Qui c'è qualche orribile artefatto, credo, del DLSS. Quando guardate il coso qui. Come si sbanana il pezzo di legno, il pontile di legno. Okay. L'ho notato l'altra volta. Brutto, abbastanza brutto. Vabbè, voi continuate a guardare nel nulla. Sereni, no? Non vi voglio disturbare. Ma abbiamo una mappa, no, qua. Una mappa che mappeggia qualcosa di utile? No, direi proprio di no. Allora, perché sto andando a zonzo di qua? Perché sì. Comunque, questa zona del gioco è quella più pesante, nettamente. Ah, questa è la stazione di polizia. Dove non ho fatto troppo una piega dopo quello che è successo l'altra volta, diciamo la verità. Ok, questo è nuovo. Tespiani? Tespiano si dice in italiano? Cioè si usa in italiano Tespiano? No, non è romanesco, Tespiano. Ben giocato, non ce l'ho arrivato. Tespiano. Trepesino con l'asfalto bagnato e giacchetta verde, manca solo lo sceriffo che viene e ti dice andare via, che non voglio la cattura nel paese. Lo sceriffo era invece una brava persona, ricordiamo, lo sceriffo di questo posto giocava il mago a D&D. Quindi è a prescindere sopra tutti gli altri, è persona migliore di tutti. No, cosa significa Tespi e Tespiano? Lo so, cioè in inglese lo so, ma che si dicesse Tespiani gli attori in italiano non l'ho mai sentito dire.
Mi mancava, cioè, l'avrei sempre tradotto attore io, cioè, onestamente, come sinonimo di attore. Tespiano non mi piace proprio in italiano. Cioè, in inglese ha una connotazione meno, secondo me, arcaica rispetto. Io l'ho visto usare come sinonimo di attore. In italiano mai nella vita proprio. L'avrei abbassato un pochino, secondo me. Anche se a quanto pare non è scorretto, quindi. Un po' rigido sto giornale. Vabbè, però ci sta, ci sta. Questi stanno qua a cazzeggiare. Vabbè, andiamo a Watering. Stavo sbagliando, stavo cliccando sul controllo lì. Yeah, Anderson, I didn't want to say this in front of Wake, but are you sure this is a good idea? Going on your own? Assuming we believe the page, I need to check this out. We need to find the cult. Anyone we meet here could be a member. And this scratch guy. The evil doppelganger? It must be true, or else this guy can't write for shit. The quality of his writing aside, if this page turns out to be true like the rest have, this could be a breakthrough. We might solve this thing before a backup even arrives. Yeah, but they're taking their time, so just be careful out there. Meanwhile, I think me and Wake will have a chat. Maybe I can shake something loose. Okay. But remember what happened with the salt shaker. Yeah, yeah, real funny. The page placed me in a trailer somewhere in Watery. I should ask around. Ragazza del posto. Beh, mi sa che al prossimo checkpoint ci fermiamo, però dai, non voglio arrivarci stanco. Me la voglio godere sto gioco, un po' centellinato magari, nemmeno troppo, però capito? Quando comincio a stare un po' sonnolento. Ma non si butti giù, signore, comunque non sta, si mantiene bene. Ok. Watery is definitely quaint. Un po' sì, è una città di pescatori, sembrerebbe. Hello. Tu c'hai una barba importante come il tizio di prima lì. Del locale lì. Specialità di oggi, Northern Pike Minnow, che immagino sia un tipo di pesce, e non si riesce a leggere. Pike è tipo luccio, no? Pike Minnow, non ho idea di cosa sia. Minnow è tipo avannotto, no? Cioè il piccolo del pesce arriva. Chiaramente questa chiave della scorciatoia, no, ok. Credo, quindi cosa sono, piccoli di pescetti di luccio? Qualcosa del genere? Chissà. Ti sei distratto per rivedermi la scena di prima? Oh, you rascal. What have you been up to this time around? There's only so many times I can keep fixing the same hole. Ritva. Cool.
ce la posso fare. È troppo. Ma che sentimento che caccia fuori l'attiva. Ma perché no? Cioè, a sto giro Remy gli ha proprio detto a sti cazzi. E io approvo tutto, eh. Hanno palesemente tolto i freni inibitori, quei pochi che gli erano rimasti. Come fa a sapere come mi chiamo, però? Ma... E poi perché assomiglia alla tizia della locanda che mi ha detto che è morta mia figlia? Dovevo fare caso se le facce della gente sono le stesse. No, dai. È una coincidenza. Ovviamente non significa un cazzo, se... credo, cioè, perché sembrano i discorsi che fa lui, che sono completamente incomprensibili. Oh no, vedi, forse un minimo di senso ce lo può avere. Lunga pure. Ok, no, non è a caso. Okay. Non è palesemente a caso. È stata una combo micidiale questa stasera, come che? Cioè, non, cioè ormai è il picco, non può fare meglio di così sto gioco, eh. Ma poi che crooner con i controcazzi nostro Ati, eh? La signora sta facendo una cazzetta. Una lunga cazzetta. La signora che fa assomiglia vagamente a mia madre, la butto lì. Alla buonanima di mia madre. Lei è giovane, fa finta di che non gli piace, si mette in disparte per non far vedere che in realtà è presissima anche lei da Ati. E vabbè, certo. Lumi Murt. Dovrei decifrarne qualcosa. Secondo me è tipo. Se fosse un gioco indie, mentre fossero i Baker, no?
Una fonte anonima ha inviato questa fotografia ai nostri redattori, affermando che sia stata scattata durante l'ultima luna piena. Una bestia maestosa nascosta nelle profondità delle acque è uno scherzo elaborato? Una creatura marina che viola le leggi della natura? Un vecchio sottomarino dei tempi della guerra fredda? Un vagabondo passione o un terribile mostro assetato di sangue? Queste altre domande perseguitano la nostra squadra editoriale qui alla Bright Falls Record, dove uno dei nostri avidi lettori ci ha inviato questa foto misteriosa come prova di una creatura non identificata che solca le acque di Water in una rarissima apparizione. Questo emozionante avvistamento potrebbe essere l'evento dell'anno. Mentre approfondiamo questo mistero qui alla Bright Falls Record, invitiamo i lettori a trovare un nome. Come dovrebbe chiamarsi la nostra bestia locale? Watery Wanda? Shelly il mostro marino? Mandateci i vostri suggerimenti. Vi aggiorneremo man mano che la storia si evolve. Sarebbe questo il... Benvenuti a Coffee World, parco divertimenti unico nel suo genere, apri a Watery. Senza dubbio tutti i nostri lettori conosceranno Ilmo Koskela, che con l'aiuto del fratello Giacco, credo, Giacco, non lo so, ha reso la nostra cittadina di Water un vivace centro grazie alle sue varie iniziative imprenditoriali. La più recente, Coffee World, sarà... Ah, ma sono i due tizi del video. Sarà inaugurata a breve. Ho avuto l'opportunità di porre a Ilmo alcune domande su Coffee World. Che cos'è Coffee World? Sono felice che tu me l'abbia chiesto. Coffee World è il più grande parco divertimenti a tema caffè nel mondo, ed è adatto a persone di tutte le età. Ed è proprio qui, nella nostra amata Watery, punto, a tutte le attrazioni e le emozioni che si potranno desiderare, senza ovviamente dimenticare tantissimo delizioso caffè, sia caldo che con ghiaccio. Scrivilo. Vabbè, con ghiaccio, ice coffee sarà caffè freddo. Caffè con ghiaccio. Come ti è venuta l'idea per questa attività inusuale? Beh, come sappai, ho sempre mille idee, potrei essere definito un idealista, ma quello che reputo ancora più importante delle mie numerose attività di successo qui è che con il mio aiuto possiamo rivitalizzare Watery, far crescere la sua economia, riportare i turisti e nello stesso tempo divertirci. Coffee World è tanto per gli abitanti locali quanto per i turisti. Quale attrazione consiglia ai visitatori di non perdersi? Oh, sarebbe come dire a quale figlio si vuole più bene, impossibile. Slow Roaster è un'attrazione meravigliosa, piena di mistero e magia. Ed Espresso Express vi regalerà grandi... Non hanno tradotto i nomi delle cose? Un po' pigri. Non so se c'erano direttive dall'alto, perché... Cioè, ricordo lo sbattimento che mi sono dovuto prendere per inventarmi i nomi per gli accrocchi del quiz show culinario di Psychonauts 2, lì. Quando uscite non dimenticate di passare al negozio di souvenir Fresh Pot. È sempre pieno di tesori sorprendenti. Scommetto che parliamo di caffè, proprio così. Dato Ati non va avanti in eterno. Un'immersione spaventosamente strana nelle profondità oscure della mente di un artista. Tom the Poet. Un film di Thomas Zane. Un pizzico di luce in un oceano di oscurità. Zane ce l'hanno nominato prima. Con Thomas Zane nel ruolo del sommozzatore, Barbara Dreger nel ruolo della Cynthia Weaver nel ruolo della signora della luce, è tipo la versione pezzotta di Alan Wake. Emil Hartman nel ruolo dell'assistente scritto e diretto da Thomas Zane, basato sul romanzo di Alan Wake, ok. È tipo il film tratto, ma con nomi cambiati. Il gemello malvagio nell'arte e nella vita di Thomas Zane, originale Thomas Zane. L'autore, Lectio Magistralis del presidente della società cinefila di Bradford, Thomas Emerson. Argomenti: gli episodi di Zane in Finlandia, la sua comunità di artisti di Bad Falls, la sua opera perduta, Tom il poeta, la sua misteriosa scomparsa nel 70, recitando nel ruolo del suo gemello malvagio nei suoi film, il poeta, lo scrittore e il sommozzatore, Thomas il rimatore. Il rimatore cortese. Dopodomani? Ah sì? Dov'è la data? Ah, 24 novembre. Lì va avanti a oltranza, eh. Perfetto, qua possiamo salvare. C'ha pure la band, c'ha Ati and Genitors. Ma guarda, tutto impernacchiato lì. Che sono sempre i tizi della band, insomma. Come che si chiamano loro? I
Poets of the Fall. Come si chiamano il nome originale della band? No, si sono proprio divertiti. Non fare cose, non parlare, non fare cose. È troppo già per stasera, ok. Se ce lo si mette a parlare era troppo. Vabbè, bella gente, io mi fermerei qua. Comunque abbiamo fatto 3 ore, è pazziano. Volevo staccare un'ora fa, ma è stato un tripudio di emozioni. È stato un vortice di meraviglia nell'ultima, l'ultimo errore e mezzo. Ci becchiamo domani e domani andiamo avanti. Fammi salvare. Me lo scordo mentre parlo, esco e non lo sa, non l'ho salvato. Ci becchiamo domani sicuramente. Forse ho anche capito perché la webcam è un po' più colorata, perché questa scena qui non la usavo da un tempo e forse prima che cambiassi un po' di opzioni. Vabbè, buonanotte bella gente.